Entro quest'anno 29 medici andranno in pensione, altri 37 lo hanno fatto nel 2020 sul territorio cremonese e mantovano, senza contare i numerosi posti vacanti, numeri che autorizzano a far scattare l'allarme medici di base. Già sappiamo che a breve, quando andranno in pensione questi colleghi, ci saranno migliaia di cittadini che non hanno più il loro medico di medicina generale. E questo vuol dire medicina del territorio, medicina delle cronicità, medicina, chiamiamola così, extra Covid, che va seguita, curata altrettanto come la pandemia. C'è carenza di medici che andranno a prendere il posto di quelli che vanno in pensione. Adesso già ci sono parecchi giovani che stanno un pochino, però ecco, con tutto quello che questo comporta, cioè con relativa esperienza fatta con il tutoraggio dei medici di medicina generale, però è chiaro che sono ragazzi che non si possono mandare in prima linea, soprattutto in un momento in cui abbiamo sempre questa spada di Damocle. Certo. Di una ripresa dei contagi. Difficile ipotizzare soluzioni anche in chiave numero massimo di pazienti, che già è a quota 1500 assistiti. Questo vuol dire ancora rendere ancora più pesante il lavoro di questi medici di medicina generale, che per esempio, altra cosa, dovranno essere i nostri medici sentinella nei confronti del contagio nel territorio del Covid, una ripresa del contagio.